Gianni alias GT per Solo Palmari, siamo in compagnia del Samsung. Caratteristiche salienti del dispositivo sono innanzitutto il form factor. Il Samsung Galaxy S2 vanta di essere uno dei più sottili smartphone al mondo, anzi probabilmente è il più sottile device fra quelli disponibili sul mercato, e per rendercene conto possiamo paragonarlo. Effettivamente lo spessore è estremamente contenuto. Ma le feature del Samsung Galaxy S2, come in molti già sapranno, non si fermano qui. Il dispositivo è dotato di un veramente piacevole display Super AMOLED Plus, che rispetto alla vecchia generazione degli AMOLED vanta un angolo visuale maggiore e una maggiore visibilità alla luce del sole. Fra le altre caratteristiche di spicco c'è la CPU, il chipset dual core che a detta del costruttore è proprietario, si basa su tecnologia proprietaria. La batteria con un amperaggio abbastanza generoso, 1650 mAh, un modulo telefonico quad band estremo. Sotto il profilo del software, il Galaxy S2 è governato da Android nella versione 2.3 Gingerbread. L'interfaccia adottata è quella tradizionale Samsung, nella quale vengono integrati 4 hub. Samsung Galaxy S ad un primo esame, ad un primo test, appare realmente molto reattivo, molto efficiente. Colpisce sicuramente tanto la potenza del processore dual core, per quanto la differenza rispetto alle generazioni esistenti di device che montano chipset Qualcomm da 1 GHz, come quello del Samsung Galaxy S2, dotati di un solo core, non sia così evidente, ma la presenza di un processore più potente in ogni caso si sente. Dicevamo, al di là della CPU, senz'altro colpisce il display, molto contrastato, il design, il form factor, il device è veramente molto compatto e anche molto leggero. La reattività dell'interfaccia è soddisfacente, almeno ad un primo esame. Una nota che farà contenti molti degli amanti della videoconferenza, della videochiamata: il device è dotato di fotocamera frontale deputata appunto alla videochiamata. È una feature che è stato possibile implementare grazie all'adozione del sistema operativo Android Gingerbread, che è ottimizzato per la videoconferenza. Sulla schiena del device la fotocamera da 8 megapixel dotata di flash LED e funzione autofocus. Proviamola. L'interfaccia della fotocamera è reattiva, grazioso, gradevole il design. Proviamo a scattare una foto a dispositivi concorrenti. Buona la resa, sicuramente buona, anche in condizioni di luci non ottimali. Sì, l'ambiente nel quale stiamo riprendendo foto è molto illuminato,
ma anche molti riflessi che rendono i contrasti particolarmente difficili da gestire per l'obiettivo di una fotocamera. Facciamo adesso un esperimento con l'ambientazione più aperta. Sorry. Buona la resa, sempre in condizioni di luce difficili, con molti contrasti di chiaroscuro. Non c'è che dire, questo Samsung Galaxy S2 certamente farà parlare di sé, molto di sé, nei prossimi mesi. A proposito, non è stata data una nota ufficiale al riguardo, ma pare che il device sia destinato ad esordire per l'inizio dell'estate. C'è un store internazionale che l'ha appena messo a listino in prevendita e l'arrivo è previsto proprio per il mese di giugno. È tutto da Gianni alias GT per Solo Palmari.